Nella ventesima puntata dell'Isola dei Famosi, il primo finalista Andrea Cerioli si è rifiutato di fare un sacrificio per lui e i suoi compagni di gioco. L'ex tronista è stato irremovibile, pur avendo appreso che qualora avesse accettato di farsi rasare i capelli e la barba completamente a zero per una settimana intera avrebbero mangiato spaghetti. In un primo momento Ignazio Moser ha ammesso che non lo avrebbe fatto neanche lui, però quando la sua fidanzata Cecilia Rodriguez l'ha incoraggiato a fare ciò che si sentiva, ha accettato la sfida. Quest'ultima infatti ha sostenuto il suo amato affermando: «Ci ho impiegato 4 anni a fargli crescere i suoi capelli, però va bene». Mentre Ignazio Moser stava per essere rasato a zero, l'opinionista Iva Zanicchi si è rivolta a Cecilia Rodriguez dicendole: «Hai dato tu il consenso a non fare quella faccia». Successivamente il naufrago ha fatto questa richiesta alla sua amata: «Giurami che non mi lasci». La replica della nota showgirl non si è fatta attendere: «Faccio un po' fatica, però è bello come il sole».